Al di là dei risultati, la bellezza di oggi è vedere un torneo di ritmica internazionale di un livello davvero molto alto, portato da Ritmica VCO Altai. Sì, sì, è stato veramente desiderato dopo anni, diciamo degli anni abbastanza complessi, difficili, però siamo felicissimi di portare tanti atleti. È molto complesso portarlo avanti perché davvero è un lavoro molto importante, però siamo molto felici di aver portato a termine il nostro obiettivo. Quello che ho notato è che insomma il meccanismo e musica e preparazione e ingressi non è poi così semplice. No, assolutamente non lo è per niente, perché devi assolutamente osservare non solo i tuoi atleti, perché in questo caso io sto osservando i miei atleti, ma devo anche osservare l'andamento della gara, delle altre tecniche, delle necessità che ci sono. Comunque è abbastanza complesso, però è il nostro mestiere, quindi dobbiamo saperlo fare. E poi chissà che un domani possa continuare questa gara, che insomma ci sta in una città come Verbania, una bella manifestazione tirimnica, ci sta tutta. Quello che vogliamo fare è quello che abbiamo fatto anni prima del Covid, e questo che assolutamente vorremmo fare almeno ogni due anni, questa competizione così emergente dove hanno veramente aderito tantissimi paesi, quindi siamo estremamente felici. Un'ultima domanda poi ti lasciamo perché stai fremendo. Al di là dei risultati, sei contenta delle tue ragazze o no? Beh, i risultati stanno arrivando, si stanno comportando benissimo. Le mie ragazze oggi stanno facendo una gara davvero spettacolare, sono strafelice proprio di questo.